prima cosa su cui ci siamo sentiti in dovere di lavorare è una proposta di legge, la legge 17 del 2015, che brevissimamente vi dirò per punti, che tocca appunto questi aspetti. Il primo, dicevo, è ulteriore momento di conoscenza approfondita. L'abbiamo fatto dotandoci di un comitato scientifico, presieduto dalla Chiesa, con figure di nota esperienza nel singolo settore, al quale abbiamo affidato il compito di accompagnarci dal punto di vista dell'approfondimento. Si sta cominciando a lavorare in maniera anche molto seria, con alcune idee innovative, il primo compito che abbiamo svolto, un'indagine sui beni confiscati, soprattutto sulla lettura delle attività confiscate, veniva richiamato prima, sicuro sempre più interessante. Con la consapevolezza che non basta confiscare se non si è in grado immediatamente di riconsegnare alla comunità il bene, come affermazione dello Stato contro un antistato che è la mafia. E bisogna essere molto attenti nel momento in cui deve essere confiscata un'attività economica, perché se nasce dalla mafia solo per riciclare denaro, il problema non si pone, si chiude il punto. Ma se invece è un'attività che è stata contaminata, perché a volte anche inconsapevolmente l'imprenditore ha attivato canali di finanziamento o si è rivolto a chi poteva aiutarlo a svolgere dei crediti senza rendersi conto cosa si stava portando in casa, per poi consegnare la propria azienda alla mafia. Ci sono lavoratori, ci sono soci, ci sono situazioni che nulla hanno a che fare con questa storia. E far coincidere la confisca col fallimento sarebbe davvero il fallimento dell'azione dello Stato, rimando negativo. Certo, ci sono in realtà di altre regioni che hanno scelto la scorciatoia, per esempio, di intervenire in maniera anche molto diretta, una forma quasi di sostegno, di assunzione addirittura a livello regionale in alcuni casi, di chi è stato vittima di questi fenomeni. Io credo che sia il percorso completamente sbagliato, perché chi vive una propria dimensione di attività economica, chi vive una propria attività, deve essere tenuto nella condizione di peso nel fare quello che vuole fare nella vita. Non quindi, vabbè, la mafia in fondo ti ha costretto a cambiare il tuo processo, a cambiare quella che era la tua prospettiva. Dicevo, quindi la conoscenza l'abbiamo fatto in questo modo. Il tema della formazione lo stiamo facendo fatica, cercando di mettere a sistema quello che è l'attività normale della Lombardia. Vi confesso che come commissione stiamo copiando in maniera incredibile tutto il lavoro fatto in Veneto, perché credo che le cose buone e belle fatte bene non c'è che da applicare sul proprio territorio senza stare a inventarci niente. Dovremmo riuscire proprio a partire, mi auguro, nei prossimi mesi. Sulla formazione però vogliamo anche molto lavorare sui funzionari pubblici, sugli amministratori locali e quindi anche sulle polizie locali. Perché ci siamo resi conto di due cose. Un aspetto è che le mafie da noi stanno sempre di più interessando i centri piccoli e medi. Non è detto che sia sempre la città il luogo di attenzione. Anzi, a volte uno studio appunto dell'università ci dice che dove c'è poca presenza dello Stato come capacità di controllo che diventa più interessante andare ad agire. Perché non sono solo le grandi opere. L'intercettazione ci dice che a volte andrà nel visto di turno e dice dei topini che dobbiamo occuparci, perché li vedono poco. E messi tutti assieme sono tanti, fanno denaro, permettono anche di svolgere quel controllo sociale che in maniera molto, molto puntuale. E quindi mettere in condizioni funzionali di poter agire e intervenire è di fondamentale importanza attraverso momenti come questo, ma anche attraverso un approccio diverso agli strumenti che ci sono dati. Pensiamo ai piani anticorruzione, pensiamo ad alcuni strumenti anche legislativi che rischiano di essere lettera morta oppure esercizio burocratico, a volte che costano le amministrazioni, che vengono fatte da persone che non sanno nulla di cosa vanno a fare taglia e incolla e finiscono nei cassetti degli amministratori, dei funzionari senza nessun effetto. Quindi un momento di grande confronto. L'aspirazione che abbiamo per esempio per un modello lombardo per tutte le realtà legate alla regione, pensate all'universo della sanità, è avere poi la voglia di confrontarsi con le varie realtà municipali per dire assieme, cerchiamo di capire come fare un lavoro di questo genere. Ecco che allora è quello che sia fondamentale. E creare una rete di conoscenza, mettere in condizione ciascuno di conoscere cosa fa l'altro, approfittare di chi ha già fatto qualche passo in avanti e di poter dare suggerimenti di fondamentale importanza. E quindi il tema della formazione. Su questo aggiungo
un'appendice immediata, accompagnato dal fatto che ovviamente queste persone, questa realtà, specialmente chi ha la divisa, vale per il magistrato, fa le porte dell'ordine, ma vale ancora di più, mi verrebbe da dire, per chi vive la dimensione comunale, non deve sentirsi solo. Non deve sentirsi chiamato a fare l'eroe al momento in cui va a combattere un qualcosa che è estremamente pericoloso e difficoltoso. Deve sentire dietro di sé l'istituzione che rappresenta, ma più di più la rete delle istituzioni, lo Stato, se devo dirla in una sintesi, secondo me è quella giusta. Quindi anche da questo punto di vista la rete, lo stare assieme, aiuta a superare questo senso a volte di solitudine, consentitemi anche il termine, di paura che umanamente non è così difficile provare in determinate situazioni, in determinati momenti. Perché io credo che la prima vera vittoria sia quella nel quale lo Stato fa lo Stato, riesce a intervenire, riesce a far cogliere quella che è la negatività di chi in maniera molto prepotente, puntuale, scientifica, vuole sostituirsi allo Stato per dettare le sue regole.